Qual è la prima opera? È questo famosissimo Chiostrino dei Voti. Per me, devo dire la verità, sconosciuto, nel senso che sono sincera, l'ho intravisto così in maniera abbastanza veloce e non certo con l'attenzione che invece merita. Il Chiostrino dei Voti è antecedente alla Chiesa della Santissima Annunziata. Sapete che la Chiesa della Santissima Annunziata è il luogo mariano per eccellenza. A Firenze era una chiesa molto frequentata e questo chiostro, piccolo chiostro, perché in realtà c'è anche un chiostro più grande, prende il nome di Chiostrino dei Voti perché qui, nella seconda metà del 400, vengono trasportati tutti gli ex voto dei fedeli. È una struttura molto semplice da un punto di vista architettonico che riprende il classico cortile quattrocentesco e che viene decorato nelle lunette. La decorazione di questo Chiostrino dei Voti dura per molto tempo, per quasi un secolo, e si alternano moltissimi artisti, ma dal 1509 comincia a lavorarci anche Andrea del Sarto. Questa è la Basilica della Santissima Annunziata, tutti voi conoscete, e questo è uno dei primi freschi, la Natività della Vergine. Quello che colpisce innanzitutto è l'ambientazione, un'ambientazione domestica, assolutamente rispondente a quelli che potevano essere i canoni di una dimora fiorentina di quegli anni, e anche una qual certa, come dire, sopravvivenza di uno stilema, di un gusto che era proprio del 400. Tanto è vero, qui vi ho messo un particolare, si vede proprio questa scena di assoluta quotidianità. Il punto di partenza è naturalmente il ghirlandaio, che non molto distante nella chiesa di Santa Trinita, nella Cappella Sassetti, qualche anno prima aveva dipinto la Natività della Vergine. Vedete che l'impostazione formale è sostanzialmente molto simile, cioè rendere la vita della Vergine assolutamente accessibile, quotidiana e inserirla, no? in un contesto contemporaneo agli artisti che la dipingono. Quindi è chiaro che Andrea del Sarto, in questo preciso momento della sua attività, sta ancora guardando alla tradizione quattrocentesca. Qualche anno più tardi, e cioè dopo un suo viaggio a Roma, vedremo nel 1510, realizza invece questo viaggio dei magi. Qui capite che è già cambiato qualcosa, perché il Chiostrino dei Voti ci dà proprio il senso della maturazione del linguaggio di quest'artista. E lui nel corso della sua esistenza ha veramente fatto sue tutte le istanze che sente, che vede, contemporanee, e le ha in qualche modo sviluppate e maturate. Qui è chiaro che il ricordo di Leonardo c'è tutto, lo sfumato leonardesco è evidentissimo, così come anche la composizione dell'opera è una composizione che in qualche modo risente dell'esperienza di Raffaello. Questo Viaggio dei Magi si deve confrontare, qui è il particolare più divertente e anche se volete più esotico, che è quello del corteo, in cui lui rappresenta peraltro la famosa giraffa che era stata donata a Lorenzo il Magnifico, salvo poi morire di freddo perché non ha resistito ai rigori dell'inverno fiorentino. Questo corteo, pur essendo in uno spazio assolutamente leonardesco, la stratificazione delle rocce, lo sfumato atmosferico, fa però i conti di nuovo con un artista della generazione precedente che aveva lavorato a Palazzo Medici Riccardi e che si chiama Benozzo Gozzoli, che aveva realizzato anche qui questo corteo molto suggestivo, però con dei ricordi e degli echi, possiamo dire ancora sostanzialmente mantegneschi, e se vogliamo andare ancora più in là, tardo-gotici. Sicuramente anche in questo caso Andrea del Sarto aveva attinto all'esperienza di Benozzo, salvo poi ammodernare il linguaggio con l'esperienza leonardesca. Naturalmente, quando noi pensiamo al Viaggio dei Magi, questa è un'opera davvero molto suggestiva di Benozzo, ma abbiamo tutti e tutte negli occhi forse una delle più belle adorazioni dei magi
che sia mai stata dipinta, che è quella di Gentile da Fabriano, con questo corteo che veramente sullo sfondo ha veramente fatto scuola. Quindi questo ci dice che Andrea del Sarto è davvero un continuatore di questa tradizione fiorentina. E infine l'opera che abbiamo anche scelto come immagine di questa conversazione, cioè la Madonna del Sacco. Abbiamo visto che lui ha iniziato a lavorare nel 1509, nel 1525 torna al Chiostrino dei Voti e realizza questa lunetta stupenda che si chiama appunto intitolata La Madonna del Sacco, perché quel senso di casa, di famiglia, di come dire, di eventi assolutamente possibili, lo si ritrova in questo San Giuseppe che si appoggia ad un sacco, da qui appunto il nome La Madonna del Sacco, leggendo alla Vergine e al piccolo Gesù Bambino che sta facendo un po' di capricci e che se ne vorrebbe andare. In un'atmosfera peraltro spaziale assolutamente nuova, perché c'è questo sfondo indefinito che mette ancora più in risalto questo colore cangiante che è tipico di Andrea del Sarto. Quindi il Chiostrino dei Voti ci dà la possibilità di seguire lo sviluppo della sua pittura da questi esordi quattrocenteschi a quella che è già maniera, perché la Madonna del Sacco rientra appieno in quelle caratteristiche che ci verranno dette appunto proprio da Giorgio Vasari, quella pittura di maniera, lavorare alla maniera dei grandi del Rinascimento maturo, quindi Michelangelo e Raffaello sostanzialmente per Vasari. Leonardo è un'esperienza che Vasari non ama particolarmente, quindi non la dichiara come un punto di partenza fondamentale. Leonardo invece rientra appieno nelle suggestioni che Andrea del Sarto ha in qualche modo fatte sue. Vi dicevo che tutta questa maturazione è possibile anche perché nel 1510 Andrea parte senza avere una commissione particolare, ma fa un viaggio di studio sostanzialmente a Roma, e naturalmente a Roma ha modo di vedere sia la Sistina, di conoscere l'opera di Michelangelo, che l'opera di Raffaello, e quindi davvero ha la possibilità di entrare in contatto con il meglio che c'è. Non riesce ad ottenere commissioni romane, è veramente il suo più un viaggio di studio, perché in realtà lui non cerca lavoro a Roma, lui sta benissimo a Firenze, e questo è un aspetto del suo carattere, vi ripeto, questa sorta di modestia, questa sorta di volersi accontentare, no, di quello che si ha. Vedremo che lui faceva parte di una confraternita importante, che era insomma una confraternita di flagellanti quasi, quindi aveva anche questo lato abbastanza oscuro secondo Vasari, ma di una religiosità penitente, diciamo così, e quindi non aveva particolari interessi ad avere commissioni papali a Roma. E però questo viaggio è veramente importante e significativo, anche perché lui capisce, guardando Michelangelo, l'importanza del disegno. Il disegno come ossatura fondamentale dell'opera. Quindi in questo è fiorentino che più fiorentino non si può. E su questo però vedremo inserirà una tonalità, una varietà tonale davvero strepitosa. Ma prima di tutto lavorare con il disegno e in particolare lavorare con la sanguigna, cioè con le matite. Perché? Perché la sanguigna dà la possibilità di creare queste sorte di sfumature tirandolo con le dita. E quindi lui esegue, io qui vi ho messo una serie, una serie di disegni, ma di una bellezza, soprattutto teste. Peraltro interessante che lui realizza tutti questi studi, perché poi nelle opere si ritrovano questi personaggi, che però lui studia anatomicamente molto, ed è un pittore che sostanzialmente non ha realizzato ritratti. Quindi in questo è molto diverso dalla generazione precedente. Le sue commissioni sono tutte commissioni pubbliche o religiose, lavora pochissimo per committenze private, non lavora sul ritratto, che invece è un genere che insomma tutto sommato fruttava parecchio agli artisti. E però questi disegni a sanguigna, guardate che belli,
dimostrano una sua capacità fisionomica strepitosa e soprattutto modernissima, perché se noi guardiamo a questa testa di fanciullo, è veramente potrebbe essere un disegno di Delacroix, eh? O ancora, ve ne ho messe tante perché io le trovo veramente profonde, forti, quasi sensuali in questo studio anatomico precisissimo. Guardate qui come lui addirittura descriva questa piccola lanugine sul mento, È molto preciso da un punto di vista anatomico, lo vedremo sia nei volti ma anche e soprattutto nei corpi. E in una rappresentazione come questa, è tutto manierista nella capacità della resa espressiva, l'espressione che rivela moltissimo ovviamente della persona che viene rappresentata, così come, e questo è leonardesco, così come il gesto. Si parla attraverso l'espressione della propria faccia, ma si parla anche attraverso il gesto, attraverso le mani e vedremo anche attraverso i piedi. Queste sono tutte sanguigne. Questo è forse uno dei volti femminili più belli e più intensi di Andrea del Sarto e rappresenta la moglie, così come anche questi due disegni in bice a carboncino. Perché che cosa succede? Succede che nel 1517 il buon Andrea del Sarto sposa Lucrezia del Fede, figlia anche lei di un sarto, e secondo Vasari inizia la sua disgrazia. Nel senso che Vasari dice che il rapporto con questa donna ha distrutto la sua creatività. Era una donna molto possessiva, molto gelosa, che lo dominava, che lo trattava peraltro anche malissimo e che in qualche modo lo sottometteva perché in fondo, dice Vasari, Andrea del Sarto era un uomo a cui piaceva la carne e lei si concedeva continuamente a questo marito e in questo modo lo tratteneva a sé e gli faceva fare quello che voleva. E in realtà vedremo che il povero Andrea del Sarto, che ad un certo punto tenta la fuga, appunto andando a Fontainebleau in Francia, torna perché lei lo richiama. Sta di fatto, quale sia stato effettivamente il loro rapporto, sta di fatto che tutti i volti di tutte le vergini, di tutte le Madonne, sono il ritratto della moglie. Quindi, che sia per sesso, che sia per lei, che lei era una tipa violenta, per cui se non faceva quello che voleva, insomma, lo sgridava e lo Vasari dice che addirittura lo picchiasse, sta di fatto che c'è una sottomissione sentimentale totale da parte di Andrea del Sarto verso la sua sposa. Tant'è che, vi ripeto, non c'è volto di vergine, quindi alla vergine. Dà sempre il volto della sua sposa. E poi ci sono, oltre alle sanguigne, i disegni a carboncino che sono altrettanto belli. Guardate anche il chiaroscuro, le spatolate di luce che lui riesce a creare anche soltanto attraverso il disegno, pur nella essenzialità del tratto, perché non c'è una particolare attenzione al dettaglio, eppure sono di fortissima intensità, sono dei disegni di straordinaria bellezza. Anche questo lo trovo di estrema modernità, potrebbe essere veramente un'opera di un artista tra 8 e 900, insomma. Come tutti i grandi artisti, anche il buon Andrea del Sarto si esercita moltissimo sulle mani, perché voi lo sapete, l'abbiamo già detto tante volte, le mani sono la parte anatomica più difficile da realizzare. E su questo si innesta la lezione di Leonardo, cioè parlare attraverso il gesto. Quindi lui esplora, guardate la meraviglia di questi disegni, lui esplora il mondo comunicativo delle mani, realizzando moltissimi disegni, mani e piedi, perché vedremo che in un suo cenacolo lui in realtà fa parlare tutto il corpo degli apostoli, mani e piedi. Questi sono veramente degli schizzi che lui realizza molto velocemente, sono molto interessanti perché ad esempio ci fanno vedere come lui si soffermi spessissimo sul panneggio, e il panneggio è di nuovo uno strumento che lui utilizza per
per il colore, per ottenere degli effetti chiaroscurali particolarmente importanti, particolarmente intensi. Qui vi ho messo un particolare di una mano che trattiene un libro, perché il riferimento è ovviamente alle mani che trattengono il libro di Dürer, che noi abbiamo ampiamente, su cui noi ci siamo ampiamente confrontate un paio di lezioni fa. Perché questo? Perché vedremo che Vasari ci dirà che sicuramente, che molto probabilmente, Andrea del Sarto ha visto delle stampe di Dürer. Quindi vedete che il percorso che abbiamo fatto quest'anno è veramente una linea di continuità. Dunque è stato a Roma, dunque ha utilizzato e ha creato un cahier di disegni davvero notevolissimo, perché ce ne sono veramente moltissimi, e torna di nuovo ad un'opera che aveva già iniziato nel 1509 all'interno del Chiostro dello Scalzo. Che cos'è questo? Io anche qui vi sono sincera, il Chiostro dello Scalzo a Firenze non l'ho mai visitato. Era la sede della Compagnia dei Disciplinati. Ora, la Compagnia dei Disciplinati era una compagnia particolarmente severa, che prende questo nome perché durante le processioni la confraternita andava scalza con il cilicio e con un cappuccio scuro sulla testa. Quindi questa propensione verso questa religiosità appunto penitente di cui prima abbiamo detto si concretizza con il fatto che questa compagnia dei disciplinati, già agli esordi del giovane Andrea del Sarto, chiede a questo pittore la realizzazione dei freschi a monocromo del chiostro della chiesa. Ora, io veramente sono rimasta, posso dirvelo, stupita, e pur non essendo io una sentimentale, una particolarmente sentimentale, però veramente con la bocca larga di fronte a quest'opera, perché voi immaginate questo piccolo chiostro, progettato da San Gallo peraltro, quindi con, in questo caso con un progetto ben diverso rispetto a quello che al piccolo chiostro che abbiamo visto prima, cioè progettato da un grande architetto, che viene decorato con questi freschi a monocromo, senza colore, perché la compagnia non aveva i denari, per una motivazione molto semplice, non aveva i soldi, soprattutto per i blu oltremare, che come voi sapete erano i colori che bisognava utilizzare per la rappresentazione del velo della Vergine, piuttosto che. Quindi, non avendo i soldi, si chiede di realizzare dei freschi a monocromo, e il risultato è veramente sorprendente. Prima di tutto perché c'è questa sorta di fusione tra l'architettura e la figurazione. Il fresco è parte integrante dell'architettura, e lo fa con una capacità espressiva dovuta esclusivamente alla linea, il disegno di cui dicevamo prima, no? È veramente straordinaria. Qui vi ho messo qualche immagine, appunto l'iconografia sono le storie di San Giovanni Battista, quindi l'imposizione del nome del Battista, ma guardate i particolari di questo panneggio in cui veramente lui gioca con il colore, di fatto, che non c'è, ma crea questi chiaroscuri con queste ombreggiature, queste pieghe quasi metalliche che creano colore, pur non essendoci colore, con la ruvidezza dei volti che vengono tratteggiati da un punto di vista anatomico in modo perfetto, che parlano pur non essendo dipinti. Quindi è solo il disegno che sta parlando. Da un punto di vista formale, tutte queste piegoline dei tessuti sono già quasi barocchi, quindi qui è già pieno manierismo. Andrea del Sarto sta già parlando un linguaggio estremamente moderno. Raffaello non avrebbe mai dipinto un'opera del genere, ma neanche Michelangelo sarebbe stato così audace nel dare soltanto al disegno la capacità descrittiva. Poi la predica del Battista,
con questi particolari, torno su quella prima, con questi particolari di nuovo, come si diceva prima, familiari, domestici, no? Quindi con una donna che tiene in braccio il suo bambino che sta facendo probabilmente i capricci. Fantastica, io ho trovato questo battesimo delle folle con questo nudo meraviglioso che è un richiamo evidentissimo a Michelangelo. Guardate, poi vi ho messo un particolare che ve lo descrive ancora meglio. E queste sono le parole di Vasari, in cui si dice che appunto Andrea del Sarto ha molto lavorato in questi freschi e che quasi sicuramente uscirono fuori alcune stampe intagliate in rame di Dürer. Quindi qui abbiamo la testimonianza che sicuramente quelle stampe sono state viste. Guardate che bello che è questo incontro e questo battesimo di Cristo con una figura che è tutta michelangiolesca, enorme, fisicamente prorompente, ma di nuovo con questo panneggio ombreggiato bellissimo e questa gestualità del Cristo con questi capelli che cadono sul suo volto, sono davvero di una forza emotiva modernissima, e certamente il monocromo in questo senso aiuta. Qui è ovvio, c'è di nuovo tutta la potenza anatomica di Michelangelo, ma di un Michelangelo però che si scompone in delle posizioni, in delle pose assolutamente nuove e assolutamente moderne, che lui ha in qualche modo anticipato, perché Michelangelo, se pensiamo al giudizio, insomma, scompone le posizioni dei dannati, soprattutto nella parte appunto dei dannati, certamente, ma non in modo così naturale, se volete. Qui c'è una naturalezza che a volte nel fresco di Michelangelo invece non c'è. E qui vi ho messo il particolare del nodo proprio per stare a sottolineare questo rapporto che in qualche modo si è venuto a creare con Dürer, i nodi di Dürer, e qui lui ce lo ricorda, in qualche modo probabilmente anche ce lo omaggia. La decollazione è di una tale modernità, è di una tale forza che io quando l'ho viste. Quando ho visto questo monocromo, vi assicuro che ho pensato, il mio pensiero è andato immediatamente, non so se anche a voi succede la stessa cosa, è andato a Caravaggio. Perché la forza e la violenza di questa scena, perché qui davvero di violenza si può parlare, è quasi caravaggesca. E quindi in questo senso è davvero straordinariamente moderno, pur trattando il corpo come Michelangelo, perché questa è una schiena di Michelangelo, questo è un corpo di Michelangelo, ha una forza che sicuramente deriva da lì, ma la composizione generale parla già un linguaggio completamente diverso, è già un linguaggio che a me, sono sincero, ricorda, ha degli echi caravaggeschi. Sulle quattro porte d'entrata, oltre appunto alle storie di San Giovanni, ci sono la fede, la carità, guardate il volto è sempre quello della sua sposa, e qui di nuovo l'elemento domestico, no? Con il bambino che alza la veste e guardate il tratteggio di questo tessuto. La cosa straordinaria è che se noi pensiamo a questa capacità della resa, no? Del tessuto, dobbiamo tornare agli echi gotici o se volete fiamminghi, no? Chi ha trattato e ha creato queste pieghe così rigide? Il mondo fiammingo, certamente il mondo gotico. E poi per trovare questa sovrabbondanza di tessuti dobbiamo aspettare la plastica barocca, dobbiamo aspettare Bernini, Dobbiamo aspettare l'estasi di Santa Teresa per trovare questa sovrabbondanza. E quindi davvero lui riprende delle tradizioni che sembrano ormai assolutamente sopite, anche perché introdurre un elemento come questo
cioè di eco-gotico, in una città come Firenze è un azzardo, su questo non c'è il minimo dubbio, eppure ci trasporta già verso un linguaggio assolutamente distante, lontanissimo, ma quella spettacolarità, quella resa scenica, quella teatralità che sarà dell'arte anche manierista, ma poi soprattutto barocca, c'è già in un pittore che lavora negli anni 20 del Cinquecento e che lavora con uno strumento espressivo solo, cioè il disegno, senza il colore. Io questo lo trovo veramente incredibile e trovo oltretutto che pur in questa complessità lui riesca ad essere un pittore estremamente raffinato, molto elegante, e di nuovo in questo senso l'eco è quella della pittura tardogotica. Ha una potenza del tratteggio che a me ricorda, vedo delle righe rosse che compaiono, ma spero che sia normale, che a me ricorda davvero certe esperienze del gotico senese, eh? E poi la speranza, anche qui questa speranza che è di nuovo la moglie, la speranza che avanza, e ditemi voi se questa non è un'opera già da echi teatrali barocchi sostanzialmente. E poi però lavora anche su delle opere più piccole, quindi non solo affreschi, ma anche su delle pale, come questa Madonna delle Arpie. La Madonna delle Arpie è in realtà forse l'opera più famosa di Andrea del Sarto, quantomeno quella più conosciuta, probabilmente perché si trova agli Uffizi a Firenze. E in realtà quel discorso che facevamo prima, cioè di concatenare l'esperienza di Raffaello, di Leonardo e di Michelangelo, qui è tutta presente. Innanzitutto l'atmosfera è un non spazio, e questa è un'esperienza che vi prego di ricordare, cioè la non contestualizzazione spaziale sarà uno degli elementi anche dei suoi allievi, in modo particolare di Contorno, cioè questa capacità di isolare i gruppi in un luogo che non è perfettamente definito. Allora voi mi direte, ma questo sembra quasi un ritorno a quei fondi di nuovo dorati dell'esperienza gotica, o ancora di più del mosaico bizantino. Se volete, certo, il punto di partenza è sostanzialmente lo stesso, cioè quello che conta è l'immagine, è il corpo, sono i personaggi che lui dispone in una composizione che è tipica di Raffaello. Ma cosa fa però lui? Lui pone il San Francesco e il San Giovanni Evangelista in posizione antitetica. Vedete che uno si protende da una parte e l'altro si protende dall'altro. Questo crea un movimento, questa struttura che invece è tipicamente piramidale, quindi come tutte le Madonne di Raffaello, crea un movimento che è assolutamente nuovo e assolutamente moderno. Perché la chiamiamo la Madonna delle Arpie? La chiamiamo la Madonna delle Arpie perché la Vergine sembra quasi volersi issare su questa sorta di piedistallo che Vasari non sa bene come interpretare, per cui queste figurine mostruose che poi vedremo le intende come appunto delle arpie. In realtà, qui vi ho messo un primo piano della Vergine, che è di stampo raffaellesco evidentemente, è sempre la sua sposa, ma vedete anche qui come lui giochi con questi chiaroscuri creati dalle pieghe del vestito, come qui sia invece leonardesco nella rappresentazione del San Giovanni. Pensate al San Giovannino, giusto, di Leonardo da Vinci. Quindi vedete che mette insieme le due esperienze. E qui vi ho messo il particolare di questo pozzo, in realtà, perché vedremo che Andrea del Sarto fa un chiaro riferimento all'Apocalisse di Giovanni. Tanto è vero, qui vi ho messo il brano, il pozzo dell'abisso, egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace, dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. Quindi che cosa significa questo? Significa che in realtà la Vergine sta tentando di tappare con il suo
con il suo piede, con la sua figura, questo pozzo, e sullo sfondo, se guardiamo con attenzione, ci sono, come dire, dei ricordi di fumo che rimandano per l'appunto a questo episodio. Viene chiamato, vi dicevo, nel 1518 da Francesco I, grandissimo personaggio per la storia dell'arte, perché ha chiamato a sé i più grandi in questa meravigliosa scuola di Fontainebleau. E naturalmente c'è ancora vivo Leonardo quando arriva Andrea del Sarto. Quindi è chiaro che l'impatto emotivo di incontrare il grande maestro deve essere stato eccezionale. Ma Leonardo muore un anno dopo, quindi in realtà Andrea del Sarto ha la possibilità di incontrarlo, di studiarlo, ma per un tempo relativamente breve. E vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, questa esperienza francese è un vero e proprio buco nell'acqua, nel senso che lui non riesce ad entrare in sintonia con questa corte, probabilmente, come dice Vasari, viene continuamente richiamato da questa moglie insistente, perché lui va da solo e lascia la moglie a casa, che lo richiama a Firenze. Fatto sta che lui, pochissimi mesi dopo, torna a Firenze con la promessa, facendo la promessa a Francesco che sarebbe comunque ritornato, e questo ci testimonia del fatto che Francesco, che insomma non era uno che chiamava a sé, insomma, l'ultimo pittoruccolo di provincia, ma chiamava sei migliori, aveva visto giusto, quindi aveva puntato su un pittore che riteneva assolutamente all'altezza della sua corte. Andrea del Sarto gli promette, giura e spergiura, ci sono in questo senso i carteggi, e quindi sono interessanti da leggere, di tornare, e in realtà poi non torna più, rimane definitivamente a Firenze. E questo di nuovo, però, se voi ci pensate, interessante, facendo un riferimento anche a tutto quello che ci siamo dette le volte scorse, no? Cioè, voi pensate alla generazione del Rinascimento maturo, è una generazione assolutamente itinerante. E invece la generazione successiva, quella che si affaccia al manierismo e che quindi dovrebbe essere in questo senso molto più mobile e anche molto più portata, no? Allo spostamento, perché le suggestioni arrivano da tante parti e quindi la voglia di muoversi avrebbe dovuto essere ancora più intensa. In realtà sono tutti pittori che ad un certo punto arrivano in un luogo o nascono in un luogo e lì si fermano, no? E poi saranno gli altri, la generazione ancora successiva, che dovrà in qualche modo raggiungerli. Se voi pensate al Chiostro dello Scalzo, il Chiostro dello Scalzo è veramente stato considerato una palestra di disegno per intere generazioni. Quindi gli artisti andavano a studiare, ad osservare, a copiare Andrea del Sarto, perché probabilmente e giustamente ritenevano che raramente si fosse creata un'opera così potente solo attraverso il disegno. Però è tutta Firenze, Andrea del Sarto è tutta Firenze, ed è tutta Firenze, tra l'altro, in una Firenze minore in qualche modo, perché bisogna proprio andarlo a cercare, insomma, è fuori da ogni circuito turistico, e dico io per fortuna, perché per davvero assaporare quel chiostrino in monocromo, probabilmente bisogna essere soli e in assoluto silenzio, perché lì veramente si sente una spiritualità profonda, no? Da parte di questo pittore. Quindi su questo bisognerebbe fare una sorta di riflessione critica. Ma tant'è che lui, tornato a Firenze, torna a lavorare, e anche qui un ritorno, al Cenacolo di San Salvi. È un refettorio che faceva parte della chiesa, del monastero della chiesa di San Salvi, anche questa è una chiesa che io onestamente vi dico non ho mai visitato quando sono andata a Firenze. Lui aveva già iniziato subito dopo il ritorno a Roma a frescare con questi tondi l'archivolto, ma successivamente realizza questo cenacolo. Ora, il
Il cenacolo è un'iconografia che inizia sostanzialmente nel 300 e che ha trovato a Firenze una grandissima diffusione. I punti di riferimento che io qui vi ho citato, ma giusto per ricordarvene alcuni che sono stati sicuramente un punto di partenza anche per Andrea del Sarto, sono lo stupendo cenacolo di Andrea del Castagno, che si trova al Museo del Cenacolo di Santa Pollonia, che è molto vicino, tra l'altro, a San Salvi, che ha una costruzione molto interessante perché si sviluppa orizzontalmente, ma iconograficamente è abbastanza poco innovativa per il semplice motivo che la figura di Giuda è ancora davanti al tavolo, quindi Giuda non siede sullo stesso piano di tutti gli altri apostoli, ma è separato. E poi naturalmente c'è il più famoso di tutti i cenacoli, che è quello che è quello di Leonardo. Non sto a dire, perché lo conosciamo tutti e tutti sappiamo tutto su Leonardo, vi ricordo semplicemente che Leonardo, che parla anche qui con le mani, esattamente come farà Andrea del Sarto, suddivide però ancora questi apostoli a gruppi di tre, no? E erge unica questa piramide meravigliosa del Cristo centrale, ma il dialogo avviene a tre. D'accordo? Non c'è una unità narrativa. Se noi guardiamo invece, qui vi ho messo un'immagine per farvi capire il senso prospettico, se noi guardiamo invece questo cenacolo, ci rendiamo conto che qui tutti i personaggi riescono a dialogare gli uni con gli altri. Non c'è suddivisione, è un cenacolo appunto corale, in cui Cristo parla con le mani così come i suoi apostoli parlano con le mani. Questo cenacolo prende spunto da quale Vangelo? Da quello di Giovanni, in cui si dice, Pietro gli fece un cenno e gli disse di chi è colui a cui si riferisce, ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda. E infatti Giovanni parla a Cristo e Cristo intinge e dà il boccone a Giuda, che è vicinissimo a lui, non è separato da lui, è attiguo a lui. E come parla Cristo a Giovanni? Parla con questo gesto affettuosissimo, cioè pone sulla sua mano, sulla mano di Giovanni, la sua mano. Allora, questo è un gesto che dice più di qualsiasi cosa, no? La forza di questo rapporto, l'intensità di questo rapporto. E poi ancora tutti gli studi che lui ha fatto sulle mani, lo stupore, l'angoscia, la paura, l'interrogarsi degli apostoli che si esprime attraverso le mani. Questo è un bellissimo ritratto di Giuda. Ma vedete come tutti gesticolano, tutti fanno un gesto, no? E attraverso questo gesto parlano. Qui ve ne ho messi tanti perché è bellissima questa mano che tocca, che sfiora, come a chiedere appunto: ma tu sai chi è che tradirà, chi è che tradirà? E quasi a cercare conferma nel toccare fisicamente il proprio compagno. E questi sono i disegni preparatori, perché come abbiamo detto prima, Andrea del Sarto è un artista che disegna moltissimo e per ogni particolare in realtà lui ha realizzato un disegno, e quindi c'è proprio una trasposizione fedelissima tra disegno e poi messa in atto e messa in opera. Questo particolare io vorrei che voi guardaste, perché quel valore tonale della sua pittura si esprime completamente. Allora, Andrea del Sarto ha saputo parlare solo con il disegno, ha saputo parlare solo con il chiaroscuro, ma però ditemi voi se non è eccezionalmente moderno questo manto dell'apostolo, che è addirittura cangiante. Allora, la tradizione tonale veneta la vogliamo totalmente escludere? Lui qui lavora sul colore e con il colore.
ma è un colore di straordinaria modernità, perché nessun artista della generazione precedente avrebbe utilizzato dei colori così cangianti, che oltretutto cambiano attraverso che cose? Le pieghe. Sono le pieghe che danno forma a questo colore. Io lo trovo di una modernità veramente eccezionale ed è una separazione rispetto ai maestri che lo hanno preceduto. Qui lui prende le distanze da quella tradizione, ma lo fa in modo garbato, lo fa senza violenza. È un trapasso dolce, è un cambiamento verso la modernità che avviene però in modo assolutamente naturale, no? E poi parla nei suoi personaggi con le mani, con lo sguardo, con le vesti, ma parlano con i piedi. E i particolari dei piedi io li ho trovati veramente eccezionali, perché ogni apostolo utilizza una posizione dei piedi diversa. In realtà la critica ci dice che questo è un grandissimo cenacolo, questo è in fondo l'approdo finale di questa tradizione del cenacolo che inizia nel 300. Ed è modernissimo per tutti i motivi che abbiamo detto, ma soprattutto per questa scenetta, perché il Cenacolo è ambientato dove molto probabilmente, anzi facendo fede al testo evangelico, in un luogo scelto per celebrare la Pasqua. E questi due personaggi sono straordinariamente moderni. Perché un uomo si affaccia curiosando a guardare sotto che cosa accade. Lei probabilmente è la vivandiera che ha il piatto in mano e che si gira per chiedere che cosa mai stia succedendo. Ora, c'è forse una scena più familiare, più domestica, che non venga rappresentata e suggerita da questo particolare. Questa ambientazione così appunto familiare e domestica ha avuto un grandissimo successo, e tutta la critica è concorde che in realtà è uno degli elementi più potenti e più moderni della pittura di Andrea del Sarto, che ha avuto poi degli imitatori tutte le generazioni successive. Se voi ci pensate e volessimo proprio andare a cercare in qualche modo un archetipo di questo tipo di figurazione, dovremmo andare ad Antonello da Messina, no? Nel suo San Sebastiano, in cui la gente si affaccia dalle finestre per guardare la scena, ma mai nessuno però aveva raccontato, e qui davvero c'è tutta la forza della narrazione di Andrea del Sarto, ha raccontato la quotidianità, la possibilità dell'evento sacro. È famoso, è relativamente benestante, lavora per queste confraternite e queste chiese importanti a Firenze, ma certamente non per le confraternite più famose e significative. Un'annunciazione degli ultimi anni della sua vita, che ci fanno dire che l'ultima produzione di Andrea del Sarto è un po' appesantita. In fondo la spinta innovativa è finita e probabilmente si è riversata tutta nella sua scuola e nei suoi aiuti più importanti, perché questa annunciazione, pur essendo bellissima, voi dovete immaginarla senza questo panneggio blu, perché era la cimasa di una pala, che naturalmente è stata segata, come spesso purtroppo è avvenuto, e siccome era rimasta nuda, nell'Ottocento hanno pensato bene di dipingere questi panneggi blu, che quindi strozzano in qualche modo la visione, no? Perché è moderna questa annunciazione, per questa luce meravigliosa, divina, che illumina tutta la scena. Se però guardiamo l'angelo annunciante, possiamo in questo senso davvero dare un po' ragione a Vasari, che ci dice che Andrea del Sarto era un po' sempliciotto, no? Se pensiamo alla nobiltà, alla bellezza degli arcangeli che hanno annunciato alla Vergine, questo è un po', insomma, è un po' un pangottone, no? È un po' personaggio non particolarmente raffinato, E lui si siede un po' negli ultimi anni della sua vita, anche perché
ha questi due, anzi questi tre aiuti straordinari. E chi sono questi tre aiuti straordinari? Abbiamo detto prima di tutto Vasari. Allora, già solo per il fatto che lui abbia avuto la sua bottega, abbia alimentato, nutrito, fatto crescere questa generazione successiva, già solo per questo Andrea del Sarto è stato un grandissimo, va bene? Vasari, che ha progettato, pittore certo, ma soprattutto architetto e soprattutto colui che ci ha scritto questa, questa fonte inesauribile che sono le vite, il corridoio vasariano eccetera eccetera, quindi Vasari ha avuto una certa fortuna a Firenze la generazione successiva. E poi questi due incredibili pittori che sono, hanno lavorato fianco a fianco con Andrea del Sarto, lo hanno aiutato nel Chiostrino dei Voti, hanno realizzato delle lunette proprio vicino a quelle del maestro, che sono il rosso fiorentino in questa deposizione stupenda, dove il dramma è urlato addirittura. Questo è proprio il manierismo come la più classica delle storie dell'arte lo intende. E poi il Pontormo, che io trovo in questa deposizione veramente meraviglioso, perché qui ci sono, c'è tutto il manierismo. C'è la non spazialità, siamo in un non spazio, questo groviglio di corpi che creano una confusione silente però, perché è un'atmosfera quasi metafisica, e quei colori cangianti che abbiamo visto essere di Andrea del Sarto, ma riprodotti su delle tonalità acide, fredde, che ci allontanano e acuiscono il senso del dolore. Pontormo, Vasari, Rosso Fiorentino sono stati tutti allievi di, qui vi ho messo ancora una visitazione del Pontormo, me ne ero dimenticata di averla messa, ma perché la trovo talmente moderna, talmente quasi da De Chirico, insomma, è una rappresentazione metafisica. Questi tre allievi sono stati i grandi protagonisti della stagione manieristica fiorentina successiva, e però nulla sarebbe stato senza questo passaggio dolce, lineare, estremamente moderno, che è stata l'opera di Andrea del Sarto.